Ciao Ale! Eccoci, buongiorno, ben arrivati, eh! Tutto pronto per domani? Ovvio, tu lo sai, a me mi chiamano presto e bene. Allora, domani e anche domenica, domani, quindi 15 e 16 ottobre, che succede qui? Succede che ci divertiamo a provare un pochettino di giocattoli, nello specifico utilizzeremo Dynaudio come diffusori e come elettroniche Cord Electronics. Cablaggio tutto Cord, questi coi nomi non è che c'hanno tanto fantasia, quindi sono due brand distinti e separati, ma entrambi si chiamano Cord. E tutto succederà in questo bellissimo punto vendita che già conosciamo molto bene. Bellissimo, ma venite a conoscerlo ancora meglio. Certo. E sì, adesso ti faccio vedere tutte le sale. Noi, lo sai, siamo già pronti. Anche l'anno scorso hai provato a cogliermi in castagna, invece ha detto mediocre. Era tutto pronto. No, vabbè, vediamo, dai, vediamo che ci fai sentire lo sai da domani. Che sono dai, un po' rompiscatole. No? Lo so. Ok, dai, stai bene. Allora, in questa sala abbiamo, come diffusori, sempre Dynaudio ovviamente, e questo nello specifico sono le Special 40. Abbiamo utilizzato stand della Custom Design, quindi siamo rimasti molto, very British. Quindi Custom Design e Dynaudio Special 40. Per quanto riguarda le elettroniche, come sorgente, sai, a me piace molto la musica liquida, quindi abbiamo tutte le nostre sale, sono gestite da Rune. Quindi abbiamo il Nucleus di Rune che gestisce tutte le sale e ovviamente possiamo andare così con la massima risoluzione a giocare in tutti i vari ambienti, scegliere cosa ascoltare e a che volume. Quindi qui abbiamo il Q-Test che fa da DAC e chiamiamolo preamplificatore all'uscita variabile sul finale l'Etude, cablato sempre Cord, in questo caso Cord non Electronics ma Cable, appunto sulle Special 40. Andiamo a vedere altre sale? Certo. Andiamo a vedere altre sale. Beh, qui abbiamo tutta la parte espositiva e iniziamo con la prima sala che in realtà nasce come sala multicanale, so che tu adori, ma in questo caso la utilizziamo in due canali stereo. Abbiamo, piccola anteprima, HiFight sarà distributore di Volumio e abbiamo il Rivo, che è il nuovo streamer, che appunto prende... gestito sempre con Rune perché è un prodotto Rune Ready, lo abbiamo cablato alla rete e va nel Cord Ugo TT2, Ugo con l'H, che appunto prende il segnale dal Rivo in BNC, BNC, quant'è che non vedevi il BNC? Dal BNC e viene mandato all'Etude anche in questo caso, che fa da finale di potenza. Su questi bellissimi diffusori sempre Dynaudio, le Contour 60i, quindi è l'ultima versione di Dynaudio della Contour. Abbiamo utilizzato la 60, tre vie, molto interessante. E poi abbiamo il resto delle sale. Sì, ricordiamo anche che tu qui avete degli ambienti pazzeschi come come bellezza. Grazie. Ma anche piuttosto sofisticati dal punto di vista tecnico, perché sì, vedete, abbiamo ovviamente a scomparsa il telo per la proiezione, come anche il lift per il proiettore e un sistema da incasso. In questa sala è 11 canali e 2 sub, ho detto nella maniera più corretta, se no tu me picchi, è un 7.2.4, quindi abbiamo 7 diffusori, 2 sub e 4 Atmos. Ma come sai e come abbiamo già precedentemente fatto vedere, abbiamo la possibilità di provare o il subwoofer o i canali frontali o gli Atmos da appoggio anche esterni, quindi qualora io per esempio questa Dynaudio la volessi provare in modalità audio video o tutto il set audio video, lo posso tranquillamente andare a montare, e questo è per tutti i canali, quindi sia per i subwoofer anteriori, bello, posteriori, centrale, eccetera eccetera. Sì, cioè, prima o poi dobbiamo farla funzionare sta sala, sta casa aspetta a te, video. Proseguiamo. Guarda, senza interromperci entriamo subito nell'unica sala non trattata acusticamente, che è la sala cuffie, dove abbiamo un pochettino di cuffie, Audio-Technica, Sennheiser, Focal, eccetera eccetera. Adesso abbiamo messo su questo bellissimo portacuffie della Solid Steel, abbiamo una, anzi mi accomodo anche, guarda che bello, olè, abbiamo la Denon 9002 e qui abbiamo un altro prodotto molto simpatico di Cord, ovvero sia la parte streamer e la parte
ampli cuffia, ovvero l'Ugo 2 con il suo To Go, quindi che lo rende streamer che può essere cablato wireless, lettura SD card, si matchano, si accoppiano. Ovviamente questa è la versione un pochettino più grande, posso avere un prodotto, chiamiamolo portatile, ma anche da casa molto interessante. Se lo voglio più portatile, perché sono un tipo ginnico e vado per ginnici, c'è il Mocio 2 con il Poly, certo, che è esattamente la stessa cosa, ridotta leggermente. Ha ovviamente una capacità leggermente meno importante come capacità di gestione per cuffie, ma è comunque un prodotto stratosferico, e però è super portatile perché è veramente veramente piccolo. Quindi qui abbiamo, ripeto, un pochettino di cuffie che possiamo divertirci ad ascoltare. Sì, appena appena, sì, giusto, sì, due. Giusto due. Mortacci, quelle che avanzavano. Queste ce ne tenevo le scope prima qua io. Sì. E allora continuiamo. Vedete, è un po' work in progress, stiamo facendo le pulizie. Entriamo in quella che è la sala che noi chiamiamo, diciamo, auditorium, dove ci sarà l'impianto più importante. In termini, diciamo, di prezzo, di dimensioni e quant'altro. Qui abbiamo un sistema relativamente complesso. Diffusori, ci parto subito già che li ho accanto a me, Dynaudio Confidence 20, quindi Confidence, la nuova serie top di gamma di Dynaudio. Questa è la Confidence 20, è l'unico bookshelf che fanno, anche se in realtà definirlo bookshelf è molto riduttivo, viene venduto solamente col suo stativo, col suo stand che è molto particolare, c'è un condotto del reflex verso il basso su una parte in gomma, eccetera eccetera eccetera. Veniamo all'elettronica, anche qui abbiamo tutti i cavi cord, anche qui il BNC che a te piace tanto, e abbiamo il finale, il pre, il deep, che praticamente in questo momento ad esempio sta gestendo con l'uscita coassiale della meccanica Cyrus, ma poi invece utilizzeremo il PC in USB sempre con Run. Quindi dicevo, coassiale, entra BNC, il Dave rielabora e legge un po' la frequenza di campionamento alla quale porta il 44 del CD. Questo è una cosa che ovviamente adoro. Gli audiofili adesso fanno veramente harakiri, si tagliano le gole, ed è collegato ovviamente sempre in BNC a questo giocattolino qui che si chiama Ugo M-Scaler, che appunto con il Dave si occupa di fare questo tipo di upgrade del segnale. Il pre e il finale sono, tra virgolette, chiamiamoli standard, classici, ma anche loro, poi ci sarebbe da parlare di tutto l'ambaradam per quanto riguarda cord. Noi, per essere più performanti possibili dal punto di vista di informazioni, ci sarò io, che non ci capisco nulla, Andrea, che ci capisce meno di me, però verranno Fabrizio Iachini di iFight, che è ormai una superstar, Alessandro Zozin, che è il nuovo new entry, diciamo, di iFight, che è comunque un ragazzo molto interessante, tra l'altro anche maestro d'orchestra, insomma, ragazzo che va seguito, e verrà direttamente a terra questa sera alle 20:40 Colin Pratt, che è appunto è di Cord Electronics, e quindi ci spiegherà un sacco di cosette interessanti, ci sarà modo di chiacchierare, di soprattutto di ascoltare musica, cosa più importante che a volte viene un po' messa in secondo piano. Invece a noi ci piace ascoltare la musica e non mettiamo limiti alla musica. Grazie Alessandro. Grazie a voi. Allora, domani. A prestissimo, grazie.